Amici e amici, bentrovati. KN, formula della mutuazione, è la mostra di pittura inaugurata a gennaio nei bassi di Palazzo Nicolaci dei Principi di Villa Dorata, lungo l'omonima strada. È la mostra di pittura di Mario Rapisardi, una mostra di pittura che si spinge oltre, che fuoriesce dai canoni tradizionali, perché è vero, è una esposizione, ma al tempo stesso è un laboratorio. Con noi c'è, oltre all'artista Mario Rapisardi, anche l'architetto Orazio Onorifico, scultore. E proprio grazie a questo intermezzo di novità voluto da Mario, in questa sede si è aperto un vero e proprio laboratorio. Innanzitutto ben trovati a entrambi. Mario, KN, da cosa nasce? KN nasce nel 1933 nella Galleria Il Milione di Milano. C'era un'avanguardia che voleva andare contro le tendenze, diciamo, istituzionali, e K sta per la materia e la N sono gli infiniti modi come un artista ha il compito di condurre la materia in un altro divenire nello stato in cui si trova. Quindi ci muoviamo sullo stato vibrazionale della materia. Per rappresentare quello che è non l'informe o la decostruzione, ma quello che è irreale, che è non contaminato dai nostri costrutti mentali, ovvero l'astrattismo. È il primo manifesto di arte astratta apparso in Italia. E vieni definito libero e lontano da condizionamenti e costrizioni. Eh sì, perché chi ha a che fare con la materia, con la nuda materia, e vuole un po' condurla in un altro stato, diciamo, di forma, deve essere un uomo libero, se no la materia non si concede, la materia resiste e ti fa fare cose goffe. Questo è anche il KN. Trasporti sulle tele le tue tensioni, il tuo modo di essere, ma soprattutto il tuo modo di essere libero. Il mio modo di essere libero, perché io cerco di incidere, di dialogare con la materia in un modo sincero e libero, ovvero cercare un segno che chiamano segno nucleico e non segno mobile, un segno nucleico che è quello che esprime la libertà, nonostante noi non la conosciamo, c'è aliena. E quindi il mio processo, il mio modo di essere libero è un continuo processo di individuazione che io applico attraverso la mutazione del colore. Architetto, siamo passati dalla pittura astratta che è possibile vedere all'interno di questa galleria del Settecento, siamo passati dall'astrattismo all'arte reale, che è quella che poi mette in scena lei con le sue opere. Come si combinano insieme questi due modelli, questi due modi? Ma io in realtà sono stato invitato dal maestro Rapisardi a intervenire su una mostra già installata, quindi su una sorta di messa in scena già compiuta. Quindi l'operazione che ho fatto io è stata semplicemente di immergermi in questa atmosfera fatta di colori, materia colorata, e anche lo spazio ha le sue caratteristiche così forti, così suggestive, questi resti archeologici, queste strutture murarie. La persona fatta è stata per interpretare un po' la mostra già in atto, e quindi calarmi in questa atmosfera e cercare di vedere che cosa io potevo aggiungere in più rispetto a quello che c'era. E quello che ho fatto io è stato quello di sentire uno spazio in qualche modo religioso, ma di una religiosità antica, quasi ancestrale, primitiva, e incalarmi in questa situazione un po' anche mitologica, che poi Mario è riuscito a mettere in scena anche dei contenuti che hanno a che fare con la storia, con il mito. Infatti le opere che ho realizzato io sono legate al
mito platonico dell'ermafrodito e quindi mi sono mosso in questa direzione. Ma sono anche delle sorte di deità antiche, di figure che io ho chiamato zoomorfe, che in qualche modo richiamano un senso della natura molto antico, quasi sconosciuto e più forte. Questo è quella libertà a cui si riferiva lei, dottore. Ma fra l'altro c'è anche un elemento che configura la presenza delle sue opere all'interno di questo contenitore, i balconi di via Nicolaci. Quella è la mia matrice originaria, io sono figlio dell'architettura e dell'arte barocca. Qui ho cercato di svuotarmi un po' di questa condizione settecentesca, perché ho cercato di tornare un po' alle radici. Sia dell'uomo che della storia dell'arte, cioè l'arte come atto intuitivo, istintivo e quasi anche antropaio, quando sì. Si cerca di interpretare un po' il mondo che ci circonda, quando ancora siamo quasi infanti, storicamente parlando. Mario, una pittura di ricerca, pur tuttavia, quando viene definito così un artista, si tenta di avvicinarlo a delle correnti, si tenta di avvicinarlo, di accostarlo ad altri pittori. Qualsiasi definizione, qualsiasi paragone nel tuo caso ti sta stretto. Sì, mi sta stretto. Non è possibile catalogare questa ricerca, perché appunto è un divenire continuo, in un continuum, spazio temporale, perché appunto parte dall'esplorazione della materia che ha una resistenza, qualsiasi materia che Antonino Artaud chiamava soggettile e si sottrae quando tu cerchi di modificare la sua natura, la sua stabilità, si sottrae. Allora se non c'è la necessità, una necessità vera, appunto quella della libertà, del segno nucleico, la materia non troverai mai un accordo o un'armonia con quella materia, quindi farai continuamente cose goffe, cose che non hanno a che fare appunto con l'arte. Invece se tu hai una necessità e inneschi un processo di individuazione con la materia, ma questo già l'artigiano lo sapeva, adesso lo sanno in pochi. Ma già l'artigiano sapeva che ci voleva un motivo per ogni materia per poterla. Quindi la corrente è una corrente artistica, è una corrente che vuole in un certo senso essere partecipe alla cultura, alla politica, alla società. Questa è un'arte pura che cerca l'individuo. Cioè qua si costruisce col KN noi non filmiamo e non ci non invadiamo più di tanto, perché non è la materia, siamo insomma delle come si può dire degli elementi che conduciamo questa materia per necessità verso un altro divenire a cui diciamo la nostra condizione tridimensionale non ci fa vedere, quindi noi la portiamo a una visione diversa, ma senza avere appunto precetti. Architetto Mario parlava di questo laboratorio in questo contenitore, dove può sfociare, cosa può offrire? Fra l'altro un laboratorio, lo diciamo subito, che è, come dice la stessa parola, chi viene qui a visitare trova delle opere già esposte, ma trova anche voi intenti a lavorare. Sì, credo che sia questa la cosa più importante, alla fine, il fatto di trovare delle persone che stanno operando, non è un semplice fruire uno spazio con delle opere, dei quadri appesi al muro e via, ma è entrare anche in sintonia con lo spirito di chi sta lavorando, di chi sta creando una sorta di suggestione spaziale in questo posto. Quindi questo credo che sia fondamentale, avere di stimolo e di coinvolgimento degli altri. Mario, hai cambiato strada, non artisticamente, ma a un percorso. Tu vieni da una grande città, allora mi spiego meglio. In tanti gli artisti si allontanano dai piccoli centri e vanno nelle grandi città. Mario Ravisardi ha fatto veramente l'opposto di questo, ossia si è trasferito da una grande città e ha scelto Noto,
Una città noto che offre tanto, non lo so artisticamente, lo dirai tu, ma tu annoto in questa piccola realtà rispetto alla grande realtà di Catania, continui a operare e lavorare dedicandoti esclusivamente all'arte. All'arte, alla pittura in questo caso. Sì, io ho scelto Noto perché è una città che mi coinvolge dal punto di vista strutturale, no? Per la qualità di vita, della vita e tutto questo. Ma ho scelto Noto perché Noto è in particolare questa strada dove sorge la parte monumentale, secondo me, ed è stato anche confermato da una conferenza di fisici di Catania, c'è una potenza fotonica superiore agli altri posti. Chissà, quando l'hanno tracciata non sapevano del neutrino, ma sicuramente usavano l'alchimia per... Quindi questa potenza fotonica, che è l'elemento fondante della mia pittura, perché io mi muovo frullando i tre colori primari, no? E quindi li porto a uno stato della luce, ma poi questa luce nell'arresto diventa forma e colore. Quindi io cerco la forma nella sua origine, appunto, come diceva l'architetto. E mi sono fermato a Noto. E poi il primo punto. Secondo punto, perché a Noto posso lavorare senza essere coinvolto. Fino a oggi sono stato mai coinvolto in qualche tipo di rappresentazione, ho fatto solo un laboratorio, è stato un laboratorio. E ritorniamo al concetto principale, libertà. L'essere libero e non condizionato nemmeno da queste scelte. Neanche dalla produzione, fino adesso, che non sono condizionato, perché gli assessori, le persone che mi hanno e adesso ci hanno affidato questo posto, non hanno fatto nessun problema che io, insomma, faccio in questo modo, mi esprimo in questo modo, produco qua dentro, perché io ho prodotto due quadri prima di installare qua dentro, per stabilire la frequenza del posto, che non è stato facile, più o meno adeguata alla mia. E poi dopo incomincio a restare. Potevo anche non fare niente, passeggiare per un anno di seguito dentro questo maniero. Siamo in conclusione, vogliamo ricordare gli appuntamenti, quindi la mostra rimarrà aperta e visitabile fino al 28 febbraio, questa, no? KN formula della mutazione. Dopodiché KN, l'utilizzazione sincretica della formula KN, sincretica nel senso della scultura di un'altra pittrice che intende, che lavora di tutt'altro modo di come lavoro io, che tratta delle forme molto molto più naturali, però con questa che parte anche lei dall'informe, più un canto, cioè più dei suoni prefonematici, spero che ritornerà Iulica Misasca a fare di Antonino Artaud, creeremo questa utilizzazione sincretica della formula e poi saranno visibili le sculture di Orazio, le pitture di Laura e anche altri miei dipinti. Grazie, io ringrazio i miei ospiti, l'architetto Orazio Onorifico e il pittore Mario Rapisardi, a voi vi rimando alle prossime trasmissioni.